Mister Domenico Ferraro, Gazzettino Vesuviano, un passo indietro rispetto alle prime giornate, è stata forse la poca qualità in attacco nell'uno contro uno, la pecca di oggi contro questo campo basso ordinato? Ma io dico che non c'è stato un passo indietro, assolutamente. La squadra ha espresso un gran gioco, chiaro che noi abbiamo messo dentro Ivaco che viene da un periodo di inattività e che qualche difficoltà si può avere. Credo Della Pietra, un ragazzo del 2002, un ragazzo che è molto importante, giovane, sa attaccare gli spazi. Io credo che forse, ecco, il secondo tempo la squadra si è alzata di molto e abbiamo espresso un buon gioco. È chiaro che manca qualcosa. Quando avremo tutto al completo saremo una squadra perfetta. Gianluca Picella, Magazine Pragma, Mario Di Capo invece chiedono, allora, come spiega i 90 minuti di buio, dice Picella, e cosa è mancato per vincere invece oggi, chiede Mario Di Capo. Ma di buio non so cosa intende. Dice come spiega questi 95 minuti di buio, un passo indietro a livello di risultato. Assolutamente, si vede che qualcuno ha visto un'altra partita. Il buio si vede quando è buio. Noi, oggi si è espresso la squadra, non dimentichiamo che abbiamo 4 under, giochiamo con gli under, esprimiamo un grande calcio. Questo che ha visto il buio sicuramente non avrà le luci a casa. Cos'è mancato, chiede invece Mario Di Capo, per mancato quella qualità che delle volte ci sono, ma bisogna dare merito anche al Campobasso, che è una squadra che è molto brava tatticamente, ma però sono convinto che l'importante era far vedere che eravamo determinati a fare i 3 punti. Non ci siamo riusciti e questo dispiace prima di tutto a me, non è che sono felice, però devo dire che abbiamo un vantaggio, che non è che siamo una squadra così, siamo una squadra secondo me molto bene organizzata e ben impostata. Molto forte. E a proposito di quello che dicevi, Natale Giusti di Vivicentro chiede se sull'esito del match ha influito più la scarsa vena degli attaccanti nostri oppure la buona organizzazione del campo basso. Direi la buona organizzazione del campo basso. Raffaele Izzo, Corriere dello Sport, a Vibo Valencia, il 4-3-3 era parso ben assimilato dalla squadra. Come mai oggi è tornato al 4-2-3-1? Schiavi meglio a centrocampo dietro le punte? Ma io credo che non sia importante i numeri, io credo che oggi gran merito va a chi ci ha saputo frenare le nostre qualità che sono enormi. Schiavi ha giocato come sa sempre, perché ha un ruolo ben definito, che parte come terzo, poi va a finire dietro la prima punta o dentro le linee, come ho sempre fatto, ecco. Davide Soccavo chiede: risultato di oggi frutto di poca concretezza sotto porta di una difesa rosso-blu messa bene in campo? Beh, hai già risposto in precedenza. Invece Di Maio Megapress, come spiega le poche opportunità create dalla Juve Stabia? Mancano forse un po' di cattiveria e di malizia sotto porta? Ma direi, ecco, forse ci è mancato un po' più di malizia. Poi Giovanni Donnarumma, gara complicata è l'ultima, fin dall'inizio con un campo basso ben messo in campo, abbiamo preso poi le misure ma non siamo mai riusciti però ad essere pericolosi. Cosa salviamo da questa prestazione oltre al punto in classifica? Salviamo la domanda sua e il grande secondo tempo che abbiamo fatto, insomma. Non dimentichiamo che loro perdevano molto tempo, però salviamo il secondo tempo. Grazie mister.